Siamo nella parte più a sud delle gole di Paramina e ci accingiamo a entrare nell'area del Tempio di Miriam. Lo vedete laggiù in fondo? È una zona in rovina in fondo a questa strettoia. Superiamo lo zonamento. Arriviamo subito a una specie di entrata gigantesca in mezzo alle montagne. In realtà è una zona molto molto bella, molto suggestiva. Vedete che c'è un colonnato che sostiene tra l'altro una zona purtroppo ormai in rovina. Probabilmente c'era un tetto un tempo. Chissà che fine hanno fatto le macerie. O forse il tetto non c'era e semplicemente c'era una sorta di grande parete dietro di noi. Comunque, allora, proseguiamo alla ricerca del modo di entrare in questo tempio. Intanto qua ci sono dei tesori, un anello di tormalina, ce ne sarà uno anche dalla parte opposta. Eccolo qua. Un altro anello di tormalina. Poi prendiamo questa via centrale che ci fa passare attraverso due zone piene d'acqua, raggiungibili peraltro con questa discesa, almeno fino a toccare appunto l'acqua, anche dalla parte opposta, ma noi proseguiremo. Laggiù vedo già l'entrata. C'è anche molta neve ammucchiata qui. Prendo questo tesoro, che è una briglia da guerra, e proseguo. C'è uno zonamento, vedete che il tempio è oltre questo punto. Eccoci arrivare alla prima parte, dove c'è la porta appunto di quest'area. C'è uno scrigno con all'interno uno scudo Gelum e un bel salvataggio. In realtà io ho salvato proprio poco fa, quindi non lo utilizzerò. Stavo anche guardando queste statue che hanno un che di cultura antica sudamericana, tipo Azteco, Maya per esempio, ma anche qualcosa di egizio. Ci sono anche delle lampade appese sopra queste statue, forse di notte le illuminano, o le illuminavano ovviamente, perché qua si sta parlando di una zona ormai abbandonata. Ci sono anche i simboli che a me somigliano a quelli della bilancia come segno zodiacale moderno. Sembrerebbe proprio essere uguale. Proseguiamo. Ci sono due kiltiani qua, ma io non me li aspettavo. E c'è anche qualcun altro alla nostra sinistra. Ce n'è un altro qui. Qua dietro, vedete, c'è una statua. Questa statua la conosceremo meglio più avanti, ma è presente anche identica in Final Fantasy XIV. Ce ne sarà uno anche dall'altra parte, esatto. Sono un po' i guardiani di quest'area. Allora, parliamo con questa kiltiana. La spada dei re non fu forgiata per una cosa tanto vile come versare sangue. Riflettete sul significato di queste parole. Beh, la spada potrà essere probabilmente utilizzata proprio come spada, ma ha tutt'altro significato e potere. Le porte si schiuderanno con la benedizione del Gran Kiltias, che il glorioso e misericordioso padre vi protegga. Passiamo a quest'altro. La spada dei re, dono di Re Rightwell, riposa qui. Secondo la leggenda, solo chi è degno del titolo di re di Nasta può brandirla. Beh, noi lo siamo, quindi io mi aspetto che questa porta antica si apra. Diciamo che sì, si apre, lentamente ma si apre. Ecco il filmato di presentazione del Tempio di Miriam. Vedete, c'è un'enorme statua che tiene una spada. Una statua simile a quella che abbiamo incontrato lì fuori. E poi ci sono altre statue che invece somigliano a quelle delle due tigri guardiane che abbiamo trovato all'entrata. Comunque, vediamo già dei mostri che sono molto simili a Red Bat. Ok, sono dei Red Bat. E per ora problemi non ce ne sono. Posso fare una strage. Intanto mi guardo sotto. Ci sono vari piani di questo tempio. Quindi mi aspetto anche qualche enigma. Allora, intanto vediamo cosa c'è scritto qui. C'è un'antica epigrafe.
Io la leggo. Tu che cerchi un nuovo patto, se hai con te la prova, tocca il piedistallo. Proviamo a toccare il piedistallo. Il piedistallo non reagisce. Ci manca la prova, probabilmente. Ma, visto che abbiamo fatto qualcosa senza avere la prova di cui parlano, sono apparsi tre mostri. Noi li distruggiamo velocissimamente. Toccando il piedistallo, io l'ho fatto toccare ad Ashe con il frammento dell'Aurora equipaggiato, ho acceso gli occhi della statua e noi ci troviamo teleportati da tutt'altra parte. E tra l'altro veniamo attaccati immediatamente da quella statua che era seduta qui, quindi le statue che ci sono qua sono di fatto dei nemici. Ritorno col mio party, perché avevo spostato il party proprio per avere Ashe in squadra come leader, e mi muovo all'interno di quest'area dove già siamo stati attaccati da una statua animata. Adesso vedo che ci sono delle creature che si chiamano Dragavis, che stanno danzando amabilmente all'interno di quest'area piuttosto grossa. Noi li devastiamo, ma anche grazie al fatto che noi abbiamo un livello enorme. Guardate come quest'area sia circondata da volti quadrati di quelle statue. Sono inquietanti. Io proseguo, non posso fare diversamente, e vengo attaccato da proprio queste teste, vedete? Non so da dove si siano staccate. Per un attimo non... stavo guardando da un'altra parte e non ho capito da dove sono arrivate. Comunque, questa trappola ci fa recuperare punti vita e posso prendere una tecnica che si chiama Countdown. Non è una tecnica, bensì una magia spazio-tempo. Aveva il nome tipico di una di quello che poteva essere una tecnica, invece no. Vabbè, comunque, non penso che useremo spesso queste magie. Guardando la mappa ci rendiamo conto che non possiamo fare altro che andare in questa direzione. C'è una scalinata, ma anche una testa che ci viene incontro e noi la distruggiamo. Dovremmo abituarci a questo tipo di nemici, non solo a loro, ma anche a queste statue che si alzano e ci affrontano. Sono i guardiani di questa zona, noi dobbiamo dimostrare di essere in grado di sconfiggere questi guardiani. Faccio anche il giro dall'altra parte perché voglio eliminarli tutti. Ce ne sono proprio quattro. Allora, torniamo, perché avevo visto un altro di quei piedistalli. Vediamo cosa succede se lo tocco con Valtier. Il piedistallo non reagisce, non escono neanche i mostri. Vediamo cosa dice l'iscrizione. Tu che cerchi un nuovo patto, se hai con te la prova, tocca il piedistallo. Allora, riprovo a fare come ho fatto prima. Cioè, squadra, levo Valtier e metto Ash. E poi la faccio leader. Eccoci. Tocco il piedistallo. Identico a prima. Si abbassano queste teste mostrando una scalinata e quindi due nuove porte. Ecco le scale. Adesso sto prendendo quella di destra. Probabilmente ci condurranno tutte nella stessa zona. Vediamo se ciò è vero. Vediamo la mappa. Sì, direi di sì. E c'è un cristallo verde. Attenzione, i cristalli verdi noi non li abbiamo mai incontrati. Questo dovrebbe insospettirci non poco. Questa statua si anima? No, questa no. Il cristallo verde, in realtà, quando io lo tocco, è un mostro. Lo abbattiamo e al posto del cristallo verde appare un cristallo azzurro, quelli soliti. Quindi abbiamo creato un cristallo di quelli dei salvataggi normali. Perfetto, da questo punto in poi il tempio tende a essere abbastanza lineare, quindi prepariamoci in realtà a quello che non sembra, ma sarà di fatto un corridoio obbligato. Qui avremo a che fare con un nemico nuovo che si chiama il Gigas, a parte che dura pochissimo. Però è un tipo di creatura che non avevamo ancora incontrato e secondo me il nome un pochino ricorda quello
dei giganti che c'erano, che ci sono in quasi tutta la saga, quindi i Gigas, considerati quindi come un popolo di giganti o spesso comunque creature simili a degli orchi, delle colline, quindi con il suffisso hill. E in questo caso un po' si è mischiato il nome, vedete come scendono giù molto facilmente. E in effetti sono un po' più corpulenti degli altri mostri, danno l'idea di essere assimilabile a quei mostri che erano presenti anche, mi pare, in Final Fantasy già nell'1. Ok, qua abbiamo una sorta di mini boss a protezione della base della statua. La statua l'avevamo vista entrando. Notate anche che mi pare che abbia anche la coda, questa creatura gigantesca di cui vediamo solo le gambe. Allora, a difenderla c'è un mostro, un mini boss, che tra l'altro si teleporta, che ricorda tantissimo quel cavallo infuocato che avevamo incontrato come primo boss nei canali di Garam City. In questo caso si chiama Assillo. Vediamo se riusciamo a farlo fuori velocemente come abbiamo già fatto con gli altri. Vedete, si è teleportato immediatamente. Allora, accelero un pochino i tempi. Lui continua a muoversi, ma i nostri colpi sono talmente forti che non gli lasciano scampo. Allora, questa porta è chiusa. Presto la apriremo. Proseguiamo in questa direzione. Abbiamo a che fare con altri due Gigas. Perfetto. E poi arriviamo davanti alla statua. Sembrano parole lasciate dal re Rytul. Accogliere i degni e scacciare gli ignobili. Questo l'incarico che affido agli impavidi. Allora, in teoria ce l'ha con noi. La porta alle nostre spalle si apre, si sblocca. E ci presenterà un teletrasporto. Allora, da questo momento in poi dovremo cercare di risolvere un enigma che ci aprirà una parte di dungeon nascosta dietro alla spada di questa enorme statua. In realtà, se mi metto in questa posizione, si vede che dietro la spada c'è un passaggio attraverso le sue gambe. Noi dovremo andare lì, perché il corridoio continua. Adesso mi sa che la mappa. Sì, la mappa in qualche maniera ce lo mostra, ci fa capire che il tempio di Miriam continua anche dietro quella spada, che dobbiamo in qualche maniera sollevare. Ora, intanto qua si sono ricreati i Gigas, noi li abbattiamo furiosamente anche perché ho intenzione di completare il bestiario anche con loro. Arriviamo in questa stanza apparentemente chiusa ma con un teletrasporto che si chiama traslatore e ci porta dove ne avevamo già incontrato uno, ma era spento. Eccoci qua. Siamo all'altezza del collo della statua. Questa è la sua nuca. Quindi, proseguiamo. Questa porta, che è, vi faccio vedere nella mappa, nella parte ovest della nostra stanza iniziale del Tempio di Miriam, è chiusa dall'interno. Invece, quella dall'altra parte è aperta. Siamo quindi scesi un po' più sotto. Vedete che quella è la testa. La statua impugna la spada. Noi siamo quindi all'altezza dell'Elsa. Intanto qui avevamo fatto fuori una statua di quelle presenti un po' in tutto questo dungeon, chiamiamolo dungeon, però di fatto è un tempio. Questi sono dei guardiani che stanno praticamente a difendere i tesori racchiusi in questo posto. Qui è un vicolo cieco, torniamo indietro, c'era uno zonamento qua sulla sinistra. Qua. È sempre un po' un problema muoversi con la velocità massima, quindi 400% qui dentro. Abbiamo incontrato i palloni. I palloni sono delle specie di pyros, però legati all'elemento acqua. Qua ci sono un certo quantitativo di trappole. Potrei anche prenderle per puro sfizio per vedere cosa mi fanno. Queste ci hanno messo silence, però vedete che i miei gambit immediatamente trovano una soluzione.
qui ci sono altre due creature. Vediamo se riusciamo a leggerne. Si chiama Faxion. Ho difficoltà a leggere il nome perché appunto li eliminiamo con una tale rapidità. E avevamo visto qualcosa del genere nel tempio proprio di Rerytul, nella tomba. Quindi diciamo forse c'è un collegamento in qualche modo tra quel dungeon e questo tipo di nemico è quindi in comune. Ah, laggiù vedete che c'è una statua. Comunque, ci arriveremo più tardi. Qua c'è un tesoro con un anello di rubino. Allora, adesso non ricordo se l'anello di rubino l'avevamo già incontrato. Vediamo subito. No. Allora, ci dà l'effetto permanente Reflex. Allora, non è una buona idea metterlo perché Reflex, come vi avevo spiegato, ha un lato negativo, cioè il fatto che riflette anche le magie e non le riflette a chi gliele lancia, le riflette a volte anche al mostro, quindi è un rischio. È un rischio perché manda al diavolo tutte le strategie a livello di Gambit. Quindi, se ho un personaggio con Reflex, a meno che non ci sia una situazione che lo richieda particolarmente, che mi mette in condizione di non poter far diverso, è meglio evitare di rischiare di non poter curare il nostro personaggio. Ci sono altri nemici che noi eliminiamo con una facilità ignobile. Sono comparsi anche degli zombie. Allora, qui troviamo una statua, si chiama Statua dell'Impavido. Vedete? Questa statua non ci attacca, non è un mostro. Qui c'era un tesorino. Bisogna leggere l'iscrizione, così poi possiamo capire eventualmente l'enigma. Allora, dice: tre impavidi rivolti alla spada, giurate fedeltà assieme a chi ha con sé la prova. Allora, sempre tenendo presente che siamo noi ad avere la prova, posso controllare la statua e accorgermi che c'è un meccanismo che la può ruotare. Se laggiù in fondo c'è la statua con la spada, è chiaro che dobbiamo girare la statua nella direzione della statua, quella gigante al centro con la spada in mano. Adesso io non sono sicuro che questa statua sia sempre nella medesima posizione, potrebbe anche essere casuale. Nel mio caso devo ruotarla, avrei dovuto ruotarla a sinistra. Invece l'ho ruotata tipo tre volte a destra, semplicemente perché mi sono confuso mentre parlavo. Comunque, questa è la posizione giusta, quindi è rivolta con gli occhi viola. Forse addirittura gli occhi prima non erano viola e adesso lo sono per far capire che questa è la posizione giusta. Ce ne accorgeremo poi con la seconda statua. Potrebbe essere interessante come prova definitiva del fatto che questa è la direzione esatta, nel caso in cui di qua non possiate vedere con precisione se la statua è laggiù in fondo. Comunque, diamo un'occhiata alla mappa, ci rendiamo conto che sulla mappa è segnato un quadratino con un rombo, con una freccia rivolta verso destra, quindi vuol dire che addirittura penso che la freccia sia gialla per farmi capire che è nella direzione giusta. Magari mi sbaglio, ce ne accorgeremo poi col prossimo enigma. Allora, noi proseguiamo ed entriamo in un'altra zona che è un pochino più bassa, quindi secondo me siamo all'altezza più o meno del ginocchio della statua, se non addirittura dei piedi. Ce ne accorgeremo fra pochissimo. Intanto qua c'è una zona protetta dagli zombie, che sono queste creature che, se volete farmare un po' di denaro, sono l'ideale perché lasciano i brandelli di carne che hanno una valutazione inspiegabilmente buona. Allora, qua c'è una trappola, io me la prendo per vedere cosa succede. Questa stanza sembra fine a se stessa. Apriamo anche questa antica porta. Ok, qui c'è un'altra zona, vediamo un po' com'è fatta la mappa. Potrei andare sia a nord che a sud, andrò a nord giusto per il fatto che poi c'è un piccolo cieco. Così intanto visito tutto. Vedete come così facilmente ottengo le catene di morti degli zombie? Perché appunto in questo punto nascono soltanto loro. E quindi non ho nessun problema a farne un certo quantitativo. Oltretutto mi sa che si rigenerano in maniera quasi continua. Allora, salendo qui, raggiungo un'altra parte e di qua continuerei per la strada. Invece, se vado nell'altra direzione, salgo ancora. Beh, più o meno finisco sempre nello stesso punto. Vedete?
finisco sempre nello stesso posto. Non ho ancora visitato la parte in basso, adesso ci vado subito. Sì, la parte in basso ha un sacco di altri zombie ad aspettarci, un po' di nicchie, un po' come quelle che abbiamo visto prima, che ogni tanto nascondevano dei piccoli troni dove erano sedute le statue guardiane, ma qui non ce ne sono e troviamo una stanza piena di tesori, ce ne sono quattro. Allora, mi pare che qua ci sia sempre l'Ashura, infatti, che è una katana. E negli altri invece mi sa che è tutto assolutamente casuale. Abbiamo trovato una spada di platino, un obelisk e una panacea. Ok, allora, guardando la mappa ci rendiamo conto che questa parte l'abbiamo conclusa. Adesso ritorno sui miei passi e vado quindi a quelle due scalinate che ci portavano un pochino più in alto per il prosieguo della zona. Eccoci qua. Con la velocità alta facciamo molto in fretta. Allora, andando a nord la strada è chiusa, però ci sono dei nemici che vado a eliminare facilmente. C'è uno scrigno che non voglio lasciare certo qui. E torniamo indietro. Allora, altri nemici. E c'è la seconda statua. Voglio prima eliminare tutte queste creature in maniera da avere libertà di muovermi tranquillamente. Allora, come vi dicevo, i suoi occhi non sono viola, quindi sì, il fatto che si illuminino gli occhi vuol dire che è girato nella direzione giusta. Penso che la statua gigante sia laggiù in fondo. Diamo un'occhiata anche alla mappa. Non c'è segnato niente qui, quindi probabilmente quell'icona, quella del rombo con la freccina, compare solo esclusivamente nel momento in cui il meccanismo è nella posizione esatta. Quindi dobbiamo girarla alla sua destra. Verso destra. Vedete? I suoi occhi si sono accesi. Diamo un'occhiata alla mappa. Vedete che è apparso l'icona. Quindi è tutto giusto, proseguiamo.